Buongiorno cari a tutti, benvenuti a questa nuova lezione da Andrea al Matematico. Oggi ci occupiamo ancora di matrici e praticamente l'argomento di oggi sarà la matrice identica e l'inversa di una matrice. Come abbiamo presentato nella prima lezione, che cos'è una matrice identica? È una matrice diagonale in cui praticamente sulla diagonale principale, cioè da in alto a sinistra, in basso a destra, troviamo tutti 1, mentre sopra e sotto la diagonale troviamo tutti 0. Se ad esempio noi prendiamo una matrice A, quindi una 2x3 ad esempio, quindi la matrice 2, 1, 3, meno 1, 0, 1, e proviamo a moltiplicare questa matrice A per l'identica, l'ho chiamata identica di x per indicare l'identica a destra, chiaramente vediamo che cosa otteniamo. Chiaramente dobbiamo ricordarci che siccome il prodotto è ammissibile se il numero di colonne della prima matrice è uguale al numero di righe della seconda matrice, l'identica, che è comunque una matrice quadrata, dovrà avere un numero di righe e quindi anche un numero di colonne pari al numero di colonne della prima matrice. Quindi vuol dire che l'identica dovrà essere del tipo 3x3. Al solito, quindi, noi per effettuare questo prodotto dobbiamo leggere la prima matrice per righe, quindi 2, 1, 3, meno 1, 0, 1, quindi come due vettori riga, e la seconda matrice la dobbiamo leggere come tre vettori colonna, quindi il vettore 1, 0, 0, il vettore 0, 1, 0 e il vettore 0, 0, 1. Andiamo a vedere cosa succede se facciamo questo prodotto. Al che se quindi noi prendiamo la prima riga della prima matrice, quindi il vettore 2, 1, 3 e lo moltiplichiamo per la prima colonna della seconda matrice, ovvero per il vettore 1, 0, 0, dobbiamo fare il prodotto, la sommatoria dei prodotti dei rispettivi elementi, quindi 2 per 1 primo elemento, più 1 per 0 secondo elemento, più 3 per 0 terzo elemento. Notiamo subito che il secondo e il terzo elemento se ne vanno perché 1 per 0 e 3 per 0 fanno 0. 2 per 1 mi resta 2. E se poi facciamo la stessa operazione, quindi tra la prima riga e la seconda colonna, la prima riga e la terza colonna, la seconda riga e la prima colonna, eccetera, eccetera, quindi ad esempio prendo la prima riga per la seconda colonna, quindi 2 per 0 più 1 per 1 più 3 per 0 e otteniamo come risultato solo 1, visto che il primo e il terzo termine della somma si annullano, poi la prima colonna, la prima riga della prima matrice per l'ultima colonna, quindi per la terza colonna abbiamo 2 per 0 primo elemento più 1 per 0 secondo elemento, quindi i primi due elementi si eliminano e quindi resta solo il terzo elemento, cioè 3 per 1 e il risultato è 3. Quindi vi faccio notare che praticamente essendoci tutti questi zeri, quindi se ad esempio prendo la seconda riga e la seconda colonna, oppure la seconda riga e la terza colonna, vedete che meno 1 e 0 andrebbero a moltiplicare 0 e 0 e quindi praticamente questi due termini si annullerebbero. E l'unico che rimane praticamente sarebbe il terzo elemento della seconda riga per il terzo elemento, cioè l'unico elemento non nullo della terza colonna, quindi resterebbe 1 per 1 che è 1. Vi faccio notare che quando faccio la matrice A per l'identica, alla fine della fiera otteniamo ancora la matrice A. Quindi ero partito dalla matrice A che era 2, 1, 3, meno 1, 0, 1, l'ho moltiplicato per l'opportuna matrice identica, quindi una matrice 3x3, cioè in modo che il prodotto fosse ammissibile, e alla fine ho ottenuto ancora la matrice A. Adesso proviamo a fare invece co cosa, a vedere invece cosa succederebbe se facessimo la matrice identica per la matrice A. Questa volta l'ho chiamata identica sinistra per indicare che, diciamo, devo trovare quell'identica affinché il prodotto sia comunque realizzabile. Quindi se io parto dalla matrice A che è una 2x3 e ce l'ho scritta a destra, vuol dire che questa volta devo fare in modo che se il prodotto è ammissibile, il numero di colonne della seconda matrice, cioè scusate, il numero di righe della seconda matrice, che sono due righe, deve essere equivalente al numero di colonne della prima matrice. Quindi in questo caso l'identica a sinistra dovrà essere per forza del tipo 2x2. Quindi al solito per effettuare questo prodotto leggo la matrice di sinistra, quindi la prima matrice per righe, e la leggo come due vettori riga, ognuno dei quali ha due elementi, e la seconda matrice la devo leggere per colonna, quindi vedo tre vettori colonna, ognuno dei quali ha due elementi. Quindi
Quindi se vado a prendere la prima colonna e la moltiplico per la prima, cioè scusate, la prima riga della prima matrice la moltiplico per la prima colonna della seconda, dovrò fare 1 per 2 che fa 2 più 0 per meno 1 che fa 0 e quindi il risultato è 2. E se proseguo con tutte le altre righe e colonne, quindi prendo la prima riga per la seconda colonna, quindi 1 per 1 che fa 1 più 0 per 0 che fa 0, quindi alla fine 1 più 0 ottengo come risultato 1, poi la prima riga per la terza colonna, quindi 1 per 3 che fa 3, più 0 per 1 che fa 0, quindi 3 più 0 che fa 3, vedete che se confronto la prima riga della matrice ottenuta con la matrice A, vedo che sono praticamente la stessa cosa, e se ripeto questa procedura sulla seconda colonna, quindi seconda colonna per prima colonna, vado a fare i conti, ottengo meno 1, seconda colonna, cioè scusate, seconda riga per seconda colonna ottengo come risultato 0, seconda riga per terza colonna, quindi 0 più 1, ottengo come risultato 1. Quindi anche in questo caso, anche se ho preso ancora la matrice A, però l'ho moltiplicata per l'identica sinistra, alla fine ho ottenuto praticamente ancora la matrice A. E quindi posso riassumere, diciamo, il fatto che se prendo una matrice A e la moltiplico a destra, quindi per un'opportuna matrice identica, quindi col numero di righe dell'identica, che poi è anche uguale alle colonne, il numero delle colonne, visto che l'identica è una matrice quadrata, è uguale al numero di colonne della prima matrice, ottengo la matrice A, e la stessa matrice A la ottengo moltiplicando l'identica sinistra che moltiplica la matrice A. A questo punto introduciamo un nuovo concetto, cioè il concetto di matrice inversa. Che cos'è una matrice inversa? Possiamo definire la matrice inversa come una matrice che, moltiplicata a destra oppure a sinistra per una certa matrice, mi fa ottenere come risultato una matrice identica. Prima di tutto andiamo a introdurre un opportuno simbolo che, quando io lo scrivo, mi ricorda che qui c'è una matrice inversa. Quindi quando noi identifichiamo una matrice inversa di una certa matrice A, quindi è come se prendessimo la matrice A e scriviamo questo meno 1 all'esponente. Scrivere questo meno 1, in questo caso nell'ambito delle matrici, è inteso come simbolo di matrice inversa, che fa molto pensare al simbolo di elevamento alla meno 1. Adesso cerchiamo un attimino di capire perché e poi andiamo un attimino ad addentrarci un attimino dei calcoli a cui noi dovremo arrivare per calcolare questa matrice o queste matrici inverse. Se noi ci ricordiamo quello che abbiamo detto precedentemente, noi abbiamo detto che se prendiamo una matrice e la moltiplichiamo per l'identica, è come prendere l'identica e moltiplicarlo per A, chiaramente ci sarebbe l'identica a destra e l'identica a sinistra, e noi otteniamo comunque la matrice A. Questa cosa ci fa pensare un pochino come quella proprietà, diciamo quell'elemento di tipo neutro nel prodotto. Quindi se noi prendiamo un numero reale, chiamiamolo A in generale, se prendiamo questo numero reale e lo moltiplichiamo per 1, è esattamente come prendere 1 e moltiplicarlo per il numero reale, visto per la proprietà commutativa della moltiplicazione nell'ambito chiaramente dei numeri, che abbiamo visto che non vale in generale per le matrici, però otteniamo ancora l'elemento A. Quindi insomma la matrice inversa noi l'abbiamo definita come una matrice che è moltiplicata a sinistra oppure a destra, e vedremo che in generale l'inversa a sinistra non è uguale all'inversa a destra, a meno che la matrice sia quadrata. Allora in quel caso le due matrici diciamo inverse coinciderebbero, però presa una matrice A, la matrice inversa a sinistra, che non è detto che appunto sia uguale all'inversa a destra, moltiplicata per la matrice A dovrebbe darmi la matrice identica, e chiaramente anche la matrice A moltiplicata per un'opportuna matrice a destra mi fa ottenere questa matrice identica. E questa cosa fa pensare praticamente a che cosa? Se io ho un numero e lo elevo alla meno 1, che è come scrivere 1 fratto il numero stesso, e lo moltiplico per il numero stesso, alla fine otteniamo l'elemento neutro, e la stessa cosa vale
diciamo che se, la stessa cosa per la proprietà commutativa, se io prendo il numero e lo moltiplico per il numero elevato alla meno 1, alla fine ottengo come risultato 1. E quindi diciamo, mentre diciamo che possiamo diciamo, leggere su scala un pochino più grande, quindi nell'ambito delle matrici, il numero i lo possiamo associare quasi come se fosse il numero 1, quindi a per l'identica uguale all'identica per a. Quindi il numero i è quell'elemento neutro della moltiplicazione nell'ambito delle matrici inverse. E per quanto riguarda invece, diciamo, a meno 1 che era, diciamo, nell'ambito del prodotto l'elemento inverso ad un certo numero a, perché? Perché prendendo questo a meno 1 nell'ambito della moltiplicazione e moltiplicandolo per l'elemento a, noi otteniamo l'elemento neutro, che è la stessa cosa che prendere l'elemento a, quindi l'elemento a reale, e moltiplicarlo per a elevato alla meno 1. Quindi possiamo leggere questa matrice inversa proprio come quell'elemento inverso nell'ambito del prodotto di matrici che alla fine ci fa ottenere, diciamo, l'elemento neutro. Se noi prendiamo a titolo di esempio la matrice A, ad esempio una 3x3, cioè la matrice 1, 0, 1, 2, meno 1, 3, 1, 4, 2, cosa significa cercare l'inversa di una matrice? Cioè, cos'è l'inversa di questa matrice? L'inversa di questa matrice è una matrice che noi chiamiamo quindi A a meno 1, quindi questo è semplicemente un simbolo che utilizziamo per identificare la matrice inversa. E questa matrice A a meno 1 è tale che, presa la matrice A e moltiplicata ad esempio per questa A a meno 1, mi fa ottenere l'identica. In questo caso la matrice che stiamo cercando è la matrice destra, però come vedremo nell'ambito delle matrici quadrate e solo delle matrici quadrate e solo le matrici quadrate che sono invertibili, la matrice inversa è diciamo uguale, destra è uguale alla matrice inversa sinistra. Ora noi possiamo provare che questa matrice A a meno 1, che è 14 quinti meno 4 quinti 1 quinto, la sto leggendo per righe, poi la leggeremo in realtà per colonne, 1 quinto meno 1 quinto 1 quinto e meno 9 quinti 4 quinti 1 quinto è la matrice inversa di A. Infatti, se noi prendiamo la prima riga della prima matrice e la moltiplichiamo per la prima colonna della seconda matrice, otteniamo 1 per 4 quinti primo elemento, più 0 per 1 quinto secondo elemento, più 1 per meno 9 quinti terzo elemento, quindi in pratica il secondo si annulla. Qui abbiamo 14 quinti meno 9 quinti, che è il prodotto tra 1 e meno 9 quinti. Quindi hanno lo stesso denominatore, faccio 14 meno 9 che fa 5, quindi ottengo 5 quinti, che fa 1. Se quindi poi noi continuiamo con la prima riga, la seconda colonna, quindi abbiamo 1 per meno 4 quinti, più 0 per meno 1 quinto, più 1 per 4 quinti, alla fine vedete che anche qua il secondo elemento se ne va perché va a 0, il primo elemento è meno 4 quinti, l'ultimo è più 4 quinti, quindi facendo meno 4 quinti più 4 quinti otteniamo 0. Se prendiamo la prima riga per la terza colonna abbiamo 1 per meno 1 quinto, più 0 per 1 quinto, più 1 per meno 1 quinto. Quindi anche qua il secondo elemento se ne va perché è 0 e qui il primo resta meno un quinto, il secondo, l'ultimo più un quinto, quindi meno un quinto più un quinto fa 0. La stessa cosa se fissiamo adesso la seconda riga e facciamo per tutte le colonne, quindi seconda riga per prima colonna, avremo 2 per 14 quinti primo elemento, meno 1 per un quinto secondo elemento, più 3 per meno 9 quinti terzo elemento. Quindi qui avremo 28 quinti, 28 quinti meno 1 quinto, che è il prodotto tra meno 1 e 1 quinto, fa 27 quinti, poi andiamo a sommare 3 per meno 9 quinti che fa proprio meno 27 quinti e quindi troveremo 0. Seconda riga, seconda colonna, quindi 2 per meno 4 quinti, meno 1 per meno 1 quinto, più 3 per 4 quinti. Alla fine 2 per meno 8 quinti fa, cioè 2 per meno 4 quinti fa meno 8 quinti. Meno 1 per meno 1 quinto fa più 1 quinto, quindi meno 8 quinti più 1 quinto. Quindi scusate, rileggiamo, quindi abbiamo 2 per meno 4 quinti che fa meno 8 quinti.
meno 1 per meno un quinto fa più un quinto, e quindi siamo a meno 7 quinti. Meno 7 quinti più 12 quinti, arriviamo praticamente a 5 quinti, cioè 1. E se facciamo lo stesso calcolo, quindi seconda riga per terza colonna, vi riporto i calcoli, otteniamo 0. Adesso che sicuramente siete più pratici, vi metto chiaramente questi puntini, puntini, puntini nell'ambito dei calcoli. Se andiamo a prendere la prima riga per la, cioè, scusate, la terza riga per la prima colonna, quindi 1 per 14 quinti più 4 per 1 quinto più 2 per meno 9 quinti, alla fine otterremo 0. Terza riga per seconda colonna, 1 per meno 4 quinti più 4 per meno 1 quinto più 2 per 4 quinti, otteneremo 0. E poi 1 per cioè, terza riga, quindi 1, 4, 2 che moltiplica meno 1 quinto, 1 quinto, 1 quinto. Alla fine, se andiamo a fare i conti, quindi primo elemento con primo, secondo con secondo, terzo col terzo, otterremo come risultato 1. Quindi in pratica abbiamo preso la matrice A, l'abbiamo moltiplicata per questa matrice. Ad esempio a destra, ma anche se l'avessimo fatto a sinistra qua non sarebbe cambiato il risultato perché è una matrice quadrata, comunque lo vedremo. E alla fine abbiamo ottenuto che cosa? L'elemento neutro della moltiplicazione nell'ambito delle matrici, cioè la matrice identica. Quindi possiamo affermare che la matrice A a meno 1, cioè questa matrice con tutti questi 5 al denominatore, è la matrice inversa sicuramente a destra, per quello che abbiamo dimostrato, della matrice A da cui siamo partiti, e quindi abbiamo dimostrato l'identica. Però adesso il problema è come faccio a trovare questa inversa, cioè una volta che parto da una matrice A, come faccio, quale strategia adotto per trovare la matrice inversa? E questo sarà oggetto della prossima lezione, in cui vedremo la matrice inversa di matrici non quadrate, e poi dalle lezioni successive cominceremo soprattutto a lavorare con matrici quadrate e quindi vedere l'inversa, come si calcola di una matrice quadrata. Intanto vi ringrazio per l'attenzione, da Andrea il Matematico è tutto, ci vediamo.